Bella ragazzi, allora stasera mi sono visto anche Milan-Torino e durante i 90 minuti spesso mi sono chiesto ma non avevo niente di meglio da fare questa sera però diciamo che la partita è stata un po' come il tempo qua da me oggi ma com'era anche a Milano mi sembra uggioso, nebbioso, è stata una partita un po' consentite la parola un po' triste come partita perché già a giocare a lunedì è triste e perché appunto la Serie A non è abituata al Monday Night che si usa in Premier e poi appunto sto tempo anche un po' nebbioso è una partita che avara di, di contenuti tecnici perché il Milan ha due giocatori in questo momento anche Castilieco però come qualità Rebic che è un giocatore che stravedo io per Rebic, un giocatore ancora un po' discontinuo, perché adesso si sta facendo le partite buone. Però non dimentichiamo i primi sei mesi che era Pio e l'ha detto. Dopo la... dopo la pausa, è diventato un altro giocatore. E, e poi il Salvatan Ibrahimovic. Il Ibrahimovic mi sta sorprendendo, vi dico la verità. Perché io ci feci video su Ibra e lo dissi, che Ibra per il Milan è vitale, importantissimo dal punto di vista anche proprio. E caratteriale perché è un leader, non solo tecnico ma anche mentale, una guida per la squadra però io mi ricordo l'Ibra che ha giocato con la Sampe l'Ibra che ha giocato altre partite in cui era veramente un palo, un palo invece oggi Ibra molto bene, si è mosso di più, è stato delle partite in cui si è mosso di più, è andato vicino al gol con un piatto nel secondo tempo che noi al bar sembrava dentro quella palla siamo tutti Tifosi Nelletti erano già in piedi, ma invece era fuori, ha preso un giro stranissimo. Però in generale, Ibra molto, molto, molto bene. Gli è mancato solo il gol. Però io, sinceramente, se non, non leggessi la carta d'identità, a me sembra un giocatore di 32-33 anni, non certo di quasi 40. E, e poi l'ha risolta comunque Rebic con un gran gol di piatto, eh, l'ha reso facile, però non era un gol facile. Diciamo che Pioli ha provato questo esperimento, pacchettà trequartista fallito in parte perché poi pacchetà qualcosina ha fatto nel primo tempo ha fatto anche un bel tiro con parata di Sirigu una delle poche parate alla fine che Sirigu ha dovuto effettuare comunque diciamo che la vittoria è meritata perché il Milan ha tirato in porta comunque occasioni le ha create secondo tempo squadre lunghe comunque qualche occasione c'è stata anche il Torino ci ha provato ma Belotti non lo servono mai ha provato a mettere Zata, a due punte ma il Torino ragazzi è poca roba io to dopo Torino sempre ve lo dissi secondo me Longolo lo esonero cioè io li voglio bene a Longo, perché mi sembra un, comunque un bravo tecnico, un bravo allenatore, una brava persona. Però non, non arriva, secondo me, a fine stagione. Il Torino rischia, ragazzi. Non va in B, perché comunque Brescia-Spaglio le vedo già retrocesse, comunque. Però rischia. Non ha molti punti, è dalla zona salvezza. Quindi se il Genoa inizia a ingranare, spero di no, perché adesso non andiamo a Genova. Ma rischia grosso. Comunque stavo dicendo, appunto, l'esperimento pacchettà è giusto farlo. Pioli comunque... Eh, Sta provando, ha rigenerato una squadra. Sta provando anche a inserire un giocatore che è stato pagato, tanto, che un giocatore che ha delle qualità. L'anno scorso era sembrato un grande giocatore, quest'anno. Diciamo che il secondo anno è sempre quello più difficile. Perché il primo anno tu arrivi e gli altri non ti conoscono. Il secondo anno, invece, ti devi confermare, Pachetà non l'ha fatto. Quindi, Pachetà non è un grande giocatore, è un giocatore anche di difficile collocazione tattica. Secondo me, non è un trequartista. Pacchetà, è una mezzala alla fine, come giocava l'anno scorso. L'anno scorso lui ha fatto bene da mezzala sinistra. Nel modulo di Gattuso, e però diciamo che oggi la prestazione non è stata grandissima di pacchetta, ma io la considero comunque da 6. Mm, bisogna anche considerare che non giocava a titolare da tanto e comunque non ha fatto male. e Anche che sì, io l'ho visto mercoledì con la Juve, ha giocato bene anche oggi, comunque l'ho visto rigenerato. Ben comunque, è uno che ci mette sempre tanta grinta, tanta... magari ci deve mettere un po' più di qualità però siccome è un giocatore importante e in difesa il Milan non ha rischiato nulla, il Torino il campo l'ha tenuto ma rispetto alla partita di Coppa Italia in cui comunque aveva fatto due gol oggi davanti poca roba, non sono mai arrivati, azioni confusionarie. il Torino manca proprio di qualità, il giocatore che doveva darla era ad esempio Iago Fal, che però è stato venduto, non ha mai giocato, ha giocato poco, Verdi che anche oggi poi alla fine aveva la febbre, non so cosa aveva che però... Non ha dimostrato non un giocatore all'altezza come leader tecnico del Torino e quindi il Torino, non, ripeto, non retrocede, però occhio. Comunque Milan che si avvicina, adesso non so bene la classifica, ma comunque l'Europa League, io penso che il Milan non abbia molti problemi, voglio dire, la squadra c'è e hanno una, una alla fine una partita a settimana, sì c'è la Coppa Italia, ma alla fine ancora più una partita, quindi il Milan, secondo me, se continua così, non avrà problemi a, a centrare l'Europa League e se la escludo comunque signori like al video condividetelo commentate con la vostra opinione bella